Allora, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di un qualcosa che è molto importante, un chiarimento. Innanzitutto, vabbè, oggi vi presento, sto in compagnia con Flora, che voleva stare qui vicino, e ho detto, vabbè, facciamo il video insieme. Allora, una cosa importantissima, il chiarimento sulla dieta fruttariana, su cui non ci sono trucchetti. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa, io ne parlo spesso, dato che spesso ricevo delle richieste del tipo: Luca, come aiutami a avere una dieta fruttariana, andare verso la frutta, o comunque nei casi migliori una dieta naturale. Allora, questo è il primo punto. Innanzitutto non esistono trucchetti, è un percorso. Chi racconta di scorciatoie o di altro non esiste. Cioè, abbiamo già visto come sono andati quelli delle mele, dell'imbroglio delle mele. Imbroglio, poi alcuni ingenuamente sono andati dietro a quel tipo di movimento, ma ci sono tantissime altri inganni, come quello del crudismo puro al 100%, che per carità. Io suggerisco e incoraggio, però spesso il concetto fondamentale è che si va verso una obbligazione logica che diventa di dovere, devo, e quella è la cosa sbagliata. Invece il percorso su cui spingo moltissimo io è il voglio, nel senso che arrivo a quel punto a mangiare la frutta, a mangiare il crudismo. Arrivo veramente a volerlo, a desiderarlo, non devo mangiare, devo abituare tutto il corpo, quindi mente, e in sintonia con le esigenze del corpo, a volere, a desiderare quel tipo di alimento o quei tipi di alimento. Poi un'altra cosa. Ma alcuni mi chiedono: Luca, scrivimi cosa devo mangiare. Questa è la cosa più assurda che esista nel campo della rivoluzione naturale, di un percorso. Non esiste, non c'è. Io mi sono sempre opposto. Purtroppo poi vanno avanti quelle persone che ti scrivono delle diete, spesso alcuni. Chi segue sa di che mi riferisco, sono anche molto ignoranti, ignoranti non nel senso che ignorano, perché tra virgolette sono anche preparati, però ignorano alcuni componenti fondamentali del percorso umano. Il percorso umano deve accompagnare sempre mente e corpo insieme, quindi si deve lavorare in sintonia con le proprie emozioni, con la propria pancia, con il desiderare e soprattutto, non di meno, con l'approccio biologico. Il corpo deve abituarsi e riabituarsi a certi tipi di cibi. Se noi per anni abbiamo mangiato pasta, pane e tante altre cose, non possiamo improvvisamente o anche in brevissimo tempo, in pochi mesi, cambiare tipo di dieta, di assunzione di elementi biochimici, perché il corpo si sarà abituato in un certo modo e quindi più difficilmente riuscirà a cambiare. Un personaggio del passato, dei primi del Novecento, diceva che praticamente c'è un tipo di tempo che è paragonato all'età. Per esempio, se uno ha 20 anni, è circa il 10%, se uno ha 20 anni dovrebbe metterci 2 anni di transizione. Quindi capite che se uno ha 40-50 anni dovrebbe mettere 4-5 anni. Che significa? Significa che si può arrivare anche a un percorso crudista vegetale fruttariano in pochi mesi, però bisogna tenere conto che c'è una necessità mentale e biologica di abituare, riabituare le funzioni biologiche per pulire completamente il corpo e ripartire da capo. Poi ci sono i classici 21 giorni e tante altre cose, però ritorniamo un attimo indietro a quello che dicevo prima. Il concetto è che io non posso suggerire tu mangia carote, togli la pasta, togli il caffè. Sì, lo dico.
riduci, secondo me, ha più senso all'inizio. Se uno riesce a toglierlo, benissimo. Ma se uno non riesce, allora va sulla riduzione. Inserire degli alimenti possono essere consigliati, del tipo hai un tipo di problema, devi facilitare l'evacuazione. Allora ci sono una serie di cibi che facilitano l'evacuazione, che possono essere crudi o cotti, perché hanno una funzione meccanica nel caso di quando sono cotti. Quindi, a parte questo, in cui ci sono degli alimenti più indicati in una determinata direzione, dobbiamo preferire quello che a noi piace. Quindi, se io dico mangia questo perché io lo ritengo inserito in un percorso, posso suggerirlo. Però se una persona, facciamo un esempio, io dico mangia le carote, ma una persona magari non mangia le carote, allora io posso dare un range di alimenti ricordando però le loro funzioni. Per esempio, ci sono degli alimenti dello stesso colore, tipo la carota e la zucca in questo periodo, poi siamo a ottobre, quasi novembre, potrebbe essere molto indicato, hanno dei colori simili, parlando di arancione, però hanno funzioni e composizioni diverse. La carota è una compostezza più dura, più fibrosa, non di meno la zucca, però ha una composizione più morbida. Quindi quello che voglio dire innanzitutto è la coscientizzazione degli alimenti, quindi capire a che servono gli alimenti. Quello che insegno io è imparare a capire e a conoscere gli alimenti, primo, e secondo, o primo, come volete, è la coscienza di sé, la coscienza del proprio corpo, la coscienza della propria pancia, del proprio stomaco, della propria mente, dei propri bisogni, delle proprie sensazioni e di quello che noi sentiamo. Quindi capire e volere un cibo quando non se ne ha voglia non sarà molto producente. Quindi, riassumendo, ascoltatevi. Seguite chi volete, ci sono delle persone anche molto brave, volete farvi seguire da delle persone che vi danno delle diete, vi danno dei suggerimenti di dieta. Non ho niente contro questo tipo di percorso, però tutto deve essere portato e rapportato a una coscienza di sé e a una coscienza e comprensione del cibo che noi stiamo assumendo. Uno degli esercizi che faccio fare nei corsi, nei percorsi, è guardare il cibo e entrare in sintonia, quindi osservarlo, osservare il colore, toccarlo, sentire la compattezza o la morbidità, annusarlo, ci sono dei cibi più profumati di altri, quindi rientrare in sintonia innanzitutto con i nostri sensi e sentire proprio questa necessità di crescita per poter fare un percorso quanto più possibile vicino al fruttarismo. Non dico che è difficile, dico solo che ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, invece spesso io incontro persone che vogliono subito andare a quel risultato, ma purtroppo non è così. Ci sono tanti amici, io stesso parlo di queste cose perché la mia prima parte di percorso l'ho fatta velocemente, l'ho fatta io da 1 a 3 mesi, è stato troppo veloce, ho perso 20 kg in 2 o 3 mesi, troppo, ovvio, stavo benissimo, energia a 1000. Pensiero lucido, fantastico, però il corpo, la mente non aveva accompagnato il corpo. Quindi non ho fatto passi indietro, diciamo ho rallentato e ho rientrato in sintonia con quello a cui ero abituato, a quei tempi era una decina di anni fa, con quello che era stato abituato negli anni precedenti da quando ero nato. Quindi ho cercato di capire, di applicare quei principi sul cibo e cercare di capire cosa fa il cibo realmente. Allora, questa era l'introduzione. Ci tenevo perché purtroppo non vorrei farmi comprendere, ma spesso non è chiaro. Ci sono persone che mi dicono: scrivimi, scrivimi, dammi la dieta, fammi questo, fammi quest'altro, dimmi cosa devo fare. Io posso dare e voglio dare dei suggerimenti, delle indicazioni. Non voglio perché non ritengo utile, posso dare le indicazioni, fai questo, questo, questo e fai in modo di costruire tu la dieta, così anche nell'allenamento sportivo.
io posso dare indicazioni, fai questo esercizio, fai quest'altro, questo serve per questo, questo serve per quest'altro, sviluppa tu il tuo percorso. Questo è un approccio nuovissimo, non vi dico che sia il migliore, è qualcosa che può essere elaborato migliore, però non esula né condanna nessun tipo di programma. E dico semplicemente che il programma deve essere coscientizzato, devi seguirlo e deve essere fatto in sintonia. Quindi io posso fare il programma con la persona, quindi costruirlo insieme, ma non dire cosa di mangiare, dare delle indicazioni, certo. Comunque, questo è un video di 10 minuti, non so se è a sufficienza, casomai fatemi delle domande nei commenti oppure ne facciamo un altro video di spiegazione, però questo era comunque necessario. Visto delle malcomprensioni che ci sono state con una persona a cui mi prendo anche la colpa, non sono riuscito a spiegare, e ho pensato fosse utile fare un video di chiarimento su questa cosa. Ragazzi, un saluto a tutti da Luca e da Flora. Ciao a tutti.